Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Scippo nel centro storico di Montevarchi. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per portare soccorso a una donna di 60 anni vittima di uno scippo. La donna è stata avvicinata da un uomo che l'ha strattonata, fatta cadere a terra, portandole via la borsa contenente circa 100 euro e i documenti. Lievi le conseguenze per la signora, carabinieri al lavoro per scoprire i responsabili di questa azione. Soffre la rete distributiva della città, sono centinaia i negozi chiusi tra il 2012 e il 2022. Bene invece il comparto turistico che sembra tenere nonostante le difficoltà contingenti. I dati dell'osservatorio Confcommercio sulla demografia d'impresa fanno capire che la situazione complessiva rispetto al 2012 è molto cambiata. E soprattutto si accresce la presenza di alcune attività commerciali, in particolare quelle legate alla ristorazione, a scapito evidentemente di altri tipi di attività. Colpo di coda dell'inverno anche in Alto Tevere e Valtiberina, neve in quota, disagi al traffico a Città di Castello. E i vigili e la polizia locale sono intervenuti sulla provinciale a Pecchese, dove un auto articolato si è intraversato. La strada è poi stata liberata per il traffico. Qualche disagio anche sull'E45 nel tratto tra Canile e Verghereto, dove hanno operato mezzi tecnici e uomini delle forze dell'ordine. Il traffico è potuto scorrere per gli interventi solleciti dei mezzi spalaneve. Queste erano le nostre breaking news.